Idana Pucci e Terence Ward al Pisa Book Festival. Insieme, ecco, come mai i due autori insieme? È un accoppiamento abbastanza spontaneo, nato abbastanza organicamente, come si dice. E tra noi due, Terence è proprio alla vena di scrittore, no? Sì, 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 alla vena di scrittore all'irlandese. È un magnifico scrittore, non solo lo dico io, ma lo dicono tutti quelli che leggono i suoi libri. E però ha bisogno di me, perché ha bisogno di me come editor, perché lui è talmente un fiume in piena, va bene, che quando uno rilegge le cose dice: ma guarda, nel capitolo così ripeti la stessa cosa del capitolo colà, oppure hai usato la stessa metafora in due posti o tre posti, per cui c'è bisogno di un occhio vigile, diciamo. E allora io... Sentiamo anche Terence, mi sa che c'ha da replicare. Ma anche lei, una scrittrice favolosa. No. E lei bisogna un editor. Io faccio le stesse cose. Leggo e poi trovo le stesse parole, no? Dopo 3, 4, 5 paragrafi e poi elimina. E alla fine noi faremo lo stesso lavoro con l'opera che creiamo insieme, no? Te quando fai l'editor fai una cosa molto diversa, fai una cosa molto più divertente. Perché io semplicemente elimino le ripetizioni, mentre tu mi dici: guarda che se usi quest'altra parola sì, sì, hai molto più effetto. Sì. Lui fa l'edita come scrittore. Sì, no, io faccio l'edita come organizzatrice. Ormai gli amici quando ci vedono ci dicono: ecco la fabbrica delle parole. Sì, è vero. Andando ai vostri libri, oggi abbiamo presentato La signora di Sing Sing e Il guardiano della misericordia. La signora di Sing Sing rappresenta una donna lucana, quindi una donna italiana, del sud Italia tra l'altro. Ce l'ha raccontato in sala, ma raccontiamolo anche a chi ci ascolterà in video intervista. Chi è questa donna? Dunque, Maria Barbella è di Ferrandina, della Lucania. E quando sono andata a Ferrandina nessuno la conosceva. Non solo, in America era come sparita, sparita. Io alla fine della mia ricerca sono andata a questo cimitero che ha 6 milioni di tombe, che è il più grande cimitero cattolico americano, e ho trovato la tomba di questa zia. Perché dalla tomba di questa zia, dalla tomba di qualcuno dei familiari, ho trovato la madre, io speravo di risalire a una persona della mia età, bisnipote, così che ci si trovava, ci si conosceva, ci si trovava, e invece non ci sono riuscita, cioè ho scritto una lettera, mi è tornata indietro e basta, mi sono fermata. Però, come succede nella vita, lo scorso febbraio ricevo un'email dove mi si dice che hanno letto il mio libro in America e loro sono le bisnipoti della sorella di Maria Barbella, per cui, e che non avevano idea di questa Maria, perché siccome lei era uscita di prigione, però aveva questa macchia, allora l'hanno, come nelle famiglie, hanno fatto un segreto, è diventato un segreto, per cui allora ci siamo incontrate a New York ed è stato emozionantissimo. Di queste tre signore, due divorziate, una, di queste tre signore, molto colte, molto, ma proprio delle persone che
Sì, che hanno avuto una vita molto interessante, soprattutto madre di famiglia, eccetera. No, volevo dire questo, che lì ho constatato una cosa, che in due generazioni, quando pensi Maria, analfabeta, all'Etletele, dove vivevano come... e che due generazioni e basta, queste sono... Ecco. Queste sono. E allora gli ho chiesto: ma siete stati mai a Ferrandina? E loro hanno detto: ma noi non sappiamo nulla di Ferrandina, non sappiamo, abbiamo imparato dal suo libro, dal tuo libro, da dove veniamo. Bellissimo. E allora? Sì, no, poi, no, ma finisco, poi dopo finisco questo. Da dove veniamo? E allora io ho detto: ma sapete, e Maria Barbella. La prima volta che la sentiamo questa bizzia, no? E dico, ma sapete che è famosissima a Ferrandina Maria Barbella? È proprio è per via di Maria Barbella che Ferrandina adesso appartiene alle 600 o 650 cittadine del mondo che il 30 novembre illumina la chiesa, illumina la piazza tutta la notte. E, ecco, poi c'è una compagnia senza teatro che si chiama Compagnia, che hanno fatto più di 60 repliche di Maria Barbella dal libro in tutta Italia. Hanno vinto premi sì. In Stuttgart, in sì. Montreal. Sì. Hanno fatto il giro nel mondo con questa storia. E allora l'anno prossimo loro vengono, li porto io a Ferrandina.